Io sono entrato al supermercato di Rassina, ho fatto qualche passo all'interno e poi la luce si è spenta. È una storia a lieto fine quella di Pietro, ma poteva finire davvero diversamente. E invece Pietro, colto da un arresto cardiocircolatorio all'interno di un supermercato, è stato salvato grazie all'intervento di un'infermiera che si trovava casualmente sul posto, ma soprattutto grazie alla presenza del defibrillatore. Era il 29 giugno scorso quando Pietro, 59 anni, del Casentino, entra all'interno di un supermercato della zona e improvvisamente perde i sensi. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata la bambina di un'infermiera che si trovava lì con la madre per fare la spesa. Stavo facendo la spesa quando si è accorta che un mobilino del pane dove era Pietro si stava muovendo. Io ero di spalle, quindi non mi ero accorta di niente, ovviamente. Quindi mi sono girata e ho visto che dei clienti stavano appoggiando Pietro a terra che era privo di conoscenza. E quindi mi è venuto d'istinto andare da Pietro. E niente, da lì abbiamo chiamato subito il 118 e ho iniziato subito la rianimazione cardiopolmonare. Nel frattempo abbiamo chiesto al defibrillatore, ai clienti che erano lì dentro il supermercato, e loro tempestivamente sono riusciti a individuarlo e portarlo. Quindi in tempo abbiamo visto un calcolo di 10 minuti dalla prima telefonata a quella successiva, dove ho avvisato il 118 che aveva ripreso conoscenza. Sono passati 10 minuti, quindi in tempo, un buon tempo. Io provo un profondo senso di gratitudine verso di lei, prima di tutto. L'importanza che all'interno di questi centri o supermercati o comunque grandi magazzini esistano questi supporti, questi macchinari in grado di rianimare una persona che si sente male. La provincia di Arezzo è una delle più cardioprotette d'Italia. Ci sono oltre 1000 defibrillatori installati e 35.000 persone formate. La battaglia di Massimo Mandò, coordinatore dell'emergenza urgenza nella ASL Toscana Sud-Est, adesso è sul fronte dei condomini. Secondo lui ci dovrebbe essere un defibrillatore ogni 3 abitazioni. Il 70% degli arresti succedono in casa. E quindi se noi non organizziamo i condomini dove c'è anche le persone del sesto piano e quinto piano, oppure sono alla undicesima villetta e non abbiamo il defibrillatore, quando arriveremo mai in tempi rapidi lì? Quindi i condomini, siccome la maggior parte poi dei decessi avvengono a letto, a casa, con il familiare che ha mani nude e scarso nudo, come si dice da noi, beh, aiutiamolo un defibrillatore. E su questa battaglia dei condomini io ne parlo, però non sento il seguito, non sento le persone che hanno voglia di impegnarsi in questa nuova missione, ma che è fondamentale per chiudere il cerchio di questa defibrillazione nel nostro territorio. Cioè io vorrei farne un in mese di queste cose qua, vorrei un Pietro in mese, vivo.